Squadra di governo al completo alla parata del 2 giugno, emozione ma anche sguardi distesi per i nuovi ministri. Fabrizio Furlani. L'applauso lungo spontaneo all'arrivo del Presidente della Repubblica, poi l'inno, il palco d'onore, quello con nuovi e vecchi ministri, le istituzioni, le autorità civili e militari. Sono le istantanee del 2 giugno del nuovo governo della cosiddetta Terza Repubblica. Arrivano le più alte cariche dello Stato, c'è la Presidente del Senato Casellati, anche quello della Camera, quello di Roberto Fico è un messaggio chiaro di unità rivolto al Paese e all'Europa dopo le fibrillazioni degli ultimi tre mesi. L'Italia è un paese forte, è una repubblica democratica e quando nessuno deve avere mai paura. In prima fila gli esponenti del nuovo governo, tanti volti nuovi, tutti seguono con attenzione la sfilata, tanti gli applausi, tanta l'emozione. C'è il neo ministro della difesa, Elisabetta Trenta, e quello della giustizia, Alfonso Bonafede. È bellissima per tutti i cittadini italiani, non per... L'atmosfera è distesa, c'è una buonissima area di rinnovamento, vedo tanta coesione e unità, dice la ministra della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. Le donne che sono nel governo si impegneranno per fare tantissimo. In questo momento dobbiamo guardare veramente con più fiducia le prossime giornate. È chiaro, ci vuole tempo, è chiaro, nessuno fa miracoli, però siamo umili, concreti e coesi. Il 2 giugno è la festa degli italiani, dell'unità, del paese, dice Pier Ferdinando Casini. Il parto è stato laborioso, il travaglio anche, ma finalmente abbiamo un governo, speriamo per quanto ci riguarda faccia meno errori possibili. Infine il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, uscire dall'euro sarebbe una follia, dice, lavoreremo insieme per migliorare l'Europa nell'interesse del paese. L'Italia deve giocare un ruolo sempre più importante, invece a Bruxelles io mi auguro che il governo che sta nascendo tuteli sempre e comunque l'interesse nazionale e faccia contare di più l'Italia. Non servono parole, servono fatti concreti.